Buonasera a tutti, benvenuti nel mio canale e benvenuti soprattutto in un nuovissimo video. Oggi vi voglio parlare di scarpe. Vi ho già fatto due video in merito, uno riguardo alle tendenze per quanto riguardava appunto le calzature in questo inverno 2022-2023 e un altro video è stato quello sui 7 modelli di scarpe da avere. Quindi ho pensato di mostrarvi le scarpe che ho io per l'inverno e di farvele un po' vedere. Mi avevate chiesto il video, mi era già venuta l'idea di fare questo genere di video, dato che me l'avete chiesto anche voi, ho detto vabbè, facciamole, approfittiamone. Vi dico già che se riesco vi metto le clip di tutte le scarpe indossate, magari con qualche outfit. Però non so se riesco perché oggi il tempo stringe, ho poco tempo per registrare e tenete conto che ho già perso mezz'ora perché ho registrato il video senza l'audio, quindi sto registrando per la seconda volta. Ma vabbè, non fa niente. Detto questo, come sempre, se vi va, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere i prossimi contenuti. Io vi ringrazio tanto e seguitemi su Instagram. Ma detto questo, iniziamo subito. Il primo modello di scarpe che vi voglio mostrare, che secondo me nel mio guardaroba non può mancare, sono le sneakers. Io ne possiedo due paia, un paio è questo della Puma. Vi ricordo che come sempre in info box trovate tutti i link delle scarpe che insomma posso trovare al momento, che ci sono i link insomma, e di quelle di cui non trovo il link, sapete che io vi metto comunque sempre delle valide alternative, quindi andate a dare un'occhiata. Primo paio Puma, queste qui delle scarpe bianche che vanno benissimo con tutto, le utilizzo sia in inverno che durante primavera, estate, autunno, sono 4 stagioni e sono le mie scarpe insomma preferite. La sneakers è la mia scarpa preferita, è quella che vado a pescare veramente quasi tutti i giorni. Le altre sono delle New Balance, le scarpe più comode da ginnastica che io abbia mai indossato. Io all'epoca presi queste che sono grigie con il simbolo lilla e dietro hanno questo color beige. Sono zozze perché le indosso costantemente e sono delle scarpe comodissime. Non è zozza tanto la suola quanto sono proprio zozze loro che sono da lavare. E basta, anche queste sono le scarpe che io utilizzo con molto piacere. Sapete che la sneakers, non sono neanche qui a dirvelo, sta bene praticamente con qualsiasi genere di outfit. Poi io le adoro quando indosso anche magari un completo oppure quando indosso anche un blazer, t-shirt, blazer e dolce vita, insomma, sono sempre un'ottima scelta. Stivaletti, altre scarpe comode che insomma io utilizzo sempre. Questo è stato il mio stivaletto per questo inverno. Questo qui è il Chelsea Boots con un po' di suola a cararmato che rialza. Sono degli stivaletti super mega ultra comodi, stanno benissimo con tanti outfit, stanno bene con le gonne, stanno bene con i vestiti in maglia, maglioncino, stanno bene tantissimo con i jeans. Io amo indossarli soprattutto con i miei pantaloni in twill, quelli di H&M un po' rimborsati in vita. Insomma, sono veramente delle scarpe passepartout da avere in inverno e che vi salvano anche un po' dalle giornate di pioggia. Dato che sto amando i Chelsea Boots, sapete che avevo deciso di prenderli anche chiari e li ho trovati. Ho preso questi, però sapete che ne avevo ordinati due paia perché non ero sicura, avevo paura di non trovare più il numero, però non sapevo decidermi, quindi ho preso questi che sono di Only e poi ne ho preso un altro che sono di Zigne, che vi mostro dopo perché alla fine li ho tenuti entrambi. Questi di Only sono perfetti anche per l'inverno, però si possono indossare tranquillamente anche in primavera. Sono fatti benissimo, fanno proprio un bel piedino addosso, hanno anche questi suola un po' a carro armato e hanno il gambale un po' più alto rispetto a quelli che vi ho mostrato miei neri. Mi piacciono tantissimo anche questi e un po' come quelli neri si indossano veramente in tantissimi modi. Gli altri che sono quelli di Zigne sono questi e perché li ho tenuti entrambi? Semplicemente perché sono diversi. Allora, questi sono di un bel color
Tortora, mi piacciono un sacco, l'altezza del gambale è più o meno la stessa. Sono scamosciati, questi sono in vera pelle e all'interno sono pelosi. Sono così, quindi questi sono veramente perfetti per l'inverno. Li avete già visti indossati? Vi ho fatto un video con questi indossati. Credo che il prossimo video sarà proprio su come indossare, insomma, lo stivaletto chiaro in inverno. Quindi anche queste sono sicuramente delle calzature che vi consiglio perché tengono tanto al caldo. Io ho il piede caldissimo adesso che ce li ho addosso, solitamente ho sempre i piedi freddi. E sono degli stivaletti che si adattano veramente veramente bene a tantissime occasioni. Siamo invece adesso agli stivaletti, quelli con il tacco, e io ne possiedo due paia. Allora ho questi neri che hanno tantissimi anni, sono degli stivaletti a calzino scamosciati, tacco altissimo, non sono comodissimi. Io devo dire che questi li indosso solo in quelle occasioni un po' più particolari in cui voglio sentirmi un po' più alta del solito, magari se devo, non so, fare un venerdì, un sabato sera, se devo uscire, se devo fare una cena, qualcosa, vado a mettere sempre un po' di tacco. Io amo il tacco e quindi mi piace indossare, insomma, le scarpe con il tacco, le indosso molto volentieri. Anche questi caldi, comodi, super morbidi, durano tantissimo negli anni, appunto un grande classico da avere. Uno degli ultimi acquisti che avete visto su uno dei video dei saldi, che vi lascio linkato qui, sono questi, sono gli stivaletti color écru. Sono stata colpita dal tacco, da questo tacco un po' particolare, e poi il fatto che siano a punta mi piace molto, hanno una punta bella allungata. E quindi me li fa piacere molto. E poi mi è piaciuto anche il particolare dell'elastico, quindi sono sempre dei Chelsea, degli stivaletti Chelsea. E mi è piaciuto il particolare dell'elastico nero che va proprio a dare contrasto al color écru. Però indossati sono molto belli, vi fanno proprio un bel piedino. E anche questi mi piacciono tantissimo, me li vedo bene indossati, soprattutto con i miei outfit chiari che sapete io amo moltissimo. Décolleté, secondo me non possono mancare perché vanno bene per tutte quelle occasioni un po' più formali. Due paia, un paio nude e un paio neri. Queste nere hanno una clip sopra, senza la clip sono nere semplici semplici. Le ho già da un po' di anni, per quello che insomma le uso mi vanno bene perché sono ancora perfette, sono ancora nuove. È una scarpa classica, è una scarpa che secondo me nel guardaroba di noi donne non deve mancare. A me piacciono molto le décolleté indossate anche con i jeans a piede nudo per una magari per un aperitivo. Fuori così, un bel maglione sopra, le trovo davvero molto belle. Passiamo ora agli stivali e non vi mostro tutti quelli che possiedo, vi mostro quelli che insomma mi piacciono di più e che indosso con più piacere. Sicuramente questi di Anna Field sono stati un acquisto dell'anno scorso durante i saldi. Sono degli stivali di questo bel color cammello, un po' caldo, e hanno un tacco alto, però sono super super comodi. E questi qui stanno bene veramente veramente con tutto perché si possono indossare sotto magari anche dei jeans skinny, si sta bene perché sono, essendo così larghi, sono comodi da indossare anche con i jeans skinny ed è uno stivale, anche questo che avete veramente visto tantissimo nel mio canale, che ho indossato tanto. Altro stivale acquisto di quest'anno è questo, questi qui sono anche degli stivali che sono di tendenza, quest'anno si vedono tantissimo in giro, stivali a punta con tacchetto a spillo però sottile ma basso, insomma un tacchetto di 5 cm, sono molto comodi, hanno il gambale che arriva sotto al ginocchio, mi piacciono molto anche questi perché il gambale è piuttosto largo anche in questo caso, è più basso degli altri ma è piuttosto largo e sono degli stivali che si prestano bene ad essere indossati sia con magari pantaloni a palazzo sia con jeans un po' più
stretti da infilare all'interno, si prestano bene soprattutto con le gonne, a me piacciono tanto indossati con le gonne e con i vestitini, sono comodi e basta, nulla da dire in merito. Secondo me questi sono degli stivali da avere, perché danno, sono degli stivali anche eleganti, hanno una forma elegante che a me piace molto. Stivale over the knee sopra il ginocchio, questi hanno una miriade di anni, sono di Pitta Rosso, credo della linea Laura Ferres, credo si chiami così, non ne sono certa, e non si trovano chiaramente più. Sono degli stivali over the knee ma non eccessivi, perché arrivano proprio sopra al ginocchio e non sono di quelli che arrivano a metà coscia. Questi mi piacciono tanto indossati con i vestitini, con un bel paio di calze velate o con delle calze coprenti. Questi sono belli anche da indossare durante l'autunno se non vogliamo mettere i collant, che magari non fa troppo freddo, io li indosso anche così, indosso questi senza i collant, una gonna, un vestitino, la pelle rimane comunque poco scoperta e basta, sono degli stivali che io quando indosso, indosso con molto piacere. I miei hanno un tacco basso di 5 cm, vi consiglio questo, prendeteli o di quelli tipo senza tacco, quindi che hanno la suola bassa, oppure se prendete quelli con il tacco, prendeteli con un tacco basso, perché altrimenti con il tacco alto secondo me sono degli stivali abbastanza volgari, potrebbero diventare degli stivali abbastanza volgari se li indossate con il tacco troppo alto. Altro stivale che amo, che possiedo tanto e che non è uno stivale semplice, perché è uno stivale che si fa notare, è questo stivale con tacco e punta alla texana, che mi piace molto ed è di questo materiale, tipo, questa non è pelle chiaramente, ma sono lucidi. Possono non piacere, ci sta, sono molto particolari e questi qui vanno veramente indossati in modo sdrammatizzato, quindi può essere con un jeans all'interno ed un maglione super mega over sopra, oppure con un bel vestitino in maglia, stanno benissimo, perché il vestitino in maglia, essendo molto casual, va a togliere tutta questa importanza allo stivale. Quindi io vi consiglio in questo caso, se avete un paio di stivali che sia così o pitonato, che sia un po' più particolare, il consiglio è di utilizzarli con capi che siano molto semplici e che non diano nell'occhio, perché uno stivale così utilizzato con una minigonna e un top striminzito, una maglia scollata, veramente non si può vedere, diventa tutto troppo, deve essere indossato in modo molto pacato e tranquillo. Stivali colorati, questi qui non li ho mai indossati quest'anno, perché hanno il gambale troppo alto e avendo il gambale troppo alto mi vanno a stringere sul ginocchio e non mi piacciono, quindi ho pensato di portarli da un calzolaio e farli accorciare, così sono sicura che li indosserò davvero molto di più. Mi dispiace perché sono bellissimi, trovo che anche questi, essendo molto particolari, debbano essere utilizzati in modo strategico, quindi me li vedo bene tipo con il jeans a palazzo, che quindi è un jeans un po' elegante, oppure con un pantalone a palazzo e un bel maglione dello stesso colore sopra per richiamare un po' il tutto, oppure con un vestitino in maglia, come dicevo poc'anzi, che va un po', un vestitino in maglia semplice, casual, un po' over, che va a mitigare un po' quello che è l'effetto così particolare di questo stivale. Ultimissimo paio di stivali, sono il mio ultimo acquisto, questi li avete amati anche voi, vi ho fatto un video in merito dove vi mostro come indossarli e ve lo lascio linkato qui sopra. Sono semplicemente degli stivali con suola a carro armato, questi qui vanno a sdrammatizzare anche il look più elegante, mi piace tanto infatti indossarli con gli abitini, quelli un po' più bonton, li trovo davvero molto carini con gli abitini bonton, ma stanno benissimo anche con gli abitini in maglia. Non li amo particolarmente con i pantaloni perché non mi piacciono tanto, insomma, ma questo genere di stivale con il pantalone su di me non mi piace. Poi dipende sempre dalla vostra fisicità, dalla vostra figura, come vi dico sempre, dovete essere voi a vedere un po' le proporzioni di voi stessi, perché le proporzioni non sono uguali per tutti i tipi di fisici. Comunque sono loro, li avete amati anche voi e direi che con questi stivali le mie calzature per quest'anno sono terminate.
Direi infatti che sono state abbastanza. Comunque, io spero tantissimo di avervi tenuto un po' di compagnia, di avervi dato qualche spunto. Come sempre, se così fosse, mi raccomando, lasciatemi un like e lasciatemi i vostri commenti. Sono alla ricerca del mocassino perfetto e non riesco a trovarlo, ma speriamo, di prenderlo per la primavera. Io vi abbraccio tantissimo e come sempre ci vediamo mercoledì con un prossimo video. Ciao!